pages of history. It was an age of empires. Ok, rimediamo immediatamente. Mea culpa, mea grandissima colpa, ragazzi. Pensavo di aver mancato alcune civiltà nella mia grandissima raccolta delle guide delle civiltà di Eogion, ma non mi sarei mai aspettato, ragazzi, di essermi perso anche i mongoli. Ragazzi, i mongoli, essenzialmente due sono le civiltà che mi sono perso, ok? Grazie mille a tutti quelli che me l'hanno fatto notare e come nella precedente lista di guide alle civiltà di Edge, ragazzi, anche quest'oggi iniziamo a un attimino leggere, capire e valutare in maniera molto blanda, molto semplice, che cosa abbiamo a disposizione e cosa no. Noi sappiamo una cosa per certo, i mongoli sono una popolazione che farà degli arcieri a cavallo il suo punto forte. Quindi, ragazzi, dobbiamo subito capire essenzialmente due cose: quanto costa un arciere a cavallo, 40 di legname e 60 di oro, qual è la sua forza, perché il range, ragazzi, della cavalleria a cavallo, ok, guardate quel 4 e quanto tira lontano. Ho capito, dopo andiamo nel fabbro, ragazzi, che andiamo a valutare altre due cose, ma state ben attenti, richiede, se utilizzate i mongoli, una micro molto importante. Vedete, una semplice lettura. Stiamo facendo una semplice lettura, ok, come molti mi hanno detto, ma è una lettura fatta bene, non è una lettura tanto per fare. Cavalleria, ragazzi. 50 di vita, 6 di forza, 4 di gittata. Mangudai, perché sono loro la truppa, costano molto di più, 15 in più di legname, 5 in più di oro e ragazzi hanno semplicemente 10 in più di vita. 10 in più di vita. Ragazzi, ecco, anche qui alcuni di voi inizieranno a farsi le domande che devono essere fatte. Ma meglio Mangudai o meglio un arciere a cavallo? Ragazzi, su queste descrizioni che vi dà Age, molte volte mancano alcune descrizioni molto importanti, e cioè come ad esempio il ratio di fuoco. I Mangudai tendono ad avere un ratio di fuoco rispetto agli arcieri a cavallo, detta da Spirit of the Law, ragazzi, ok? Che tempo fa, quando fece questo video, erano differenti. Adesso sono differenti? Bisognerà indubbiamente andare a vedere. Ma vedete come anche queste cose micro, piccolissime, come il ratio di fuoco, potrebbero andare in qualche modo a farti capire se è meglio fare un mangudai oppure un arciere a cavallo. Perché indubbiamente, in questo preciso momento, con questa lettura, noi ragazzi non riusciamo a capire perché dovrei fare dei mangudai piuttosto che fare un'arciera a cavallo, perché indubbiamente l'arciera a cavallo costa di meno. Ragazzi, anche qui ci arriveremo, sono delle cose molto più approfondite di Age, ma iniziamo un attimino a vedere che cosa ci permettono di fare i mongoli, ok? Arcieri, ne abbiamo di tutti i tipi, di tutte le salse, perfetto, sarà una di quelle truppe, ragazzi, sulla quale puntare. La cavalleria molto mobile, estremamente importante, ok, abbiamo tantissima cavalleria, la fanteria ce n'è molta, ma ecco qui nel fabbro, ragazzi, anche questa è una cosa importantissima. Possiamo fare tutto dall'impennaggio alla freccia con punta metallo fino al bracciale? Sì, questo permetterà ai nostri arcieri di avere un più 3 in gettata, ma state ben attenti, perché nell'età imperiale i mongoli iniziano a soffrire tantissimo. Guardate di come il fabbro, ragazzi, non ci dà la possibilità di fare la corazza d'anelli per l'arciere. Ragazzi, attribuisce ad arcieri a cavallo un più 1 in corazza normale e un più 2 di corazza d'armi da lancio. Questo è un malus importante, ragazzi. Per cui, anche qui, lettura semplice. Che cosa capisco? Io capisco essenzialmente che i mongoli, dal punto di vista delle tech,
L'importante è la balistica, tutto il resto, guardate, non hanno la fortezza, cosa non da poco. Hanno le piombatoie, cosa molto intelligente, dal punto di vista del monastero hanno poco e niente, non hanno nell'età imperiale la sega da tagnalegna, non hanno ad esempio la rotazione delle culture, non sono cose da poco, ragazzi, non sono cose da poco, non hanno ad esempio i paladini, sono molto forti nel laboratorio d'assedio, per tutto il resto hanno quasi un po' tutto, solo che all'improvviso nell'età imperiale iniziano a soffrire tanto tantissimo, ma adesso iniziamo da qua in alto, ragazzi, a vedere un attimino che cosa possono fare. Allora, ragazzi, intanto parlavamo prima del ratio, ma era importante come dato, perché? Perché mi allaccio direttamente a un punto importante cardine di questa civiltà: velocità d'attacco degli arcieri a cavallo, quindi solo questi, ragazzi, più 25%. Avete capito? Avete capito dove stava la finezza, dove vi volevo portare? Appunto per apprezzare meglio questo determinato punto. Ancora una volta, ragazzi, comprendiamo meglio che i mongoli devono essere utilizzati essenzialmente da chi ha una buona micro. Oltretutto, ragazzi, nelle abilità di una civiltà ci sono delle abilità militari e delle abilità economiche, come ad esempio la velocità di lavoro dei cacciatori più 40%. Ragazzi, non è poco, non è solo un cinghiale, ma sono anche i cerbiatti, quindi una parte della vostra macro, della vostra economia, deve essere rivolta essenzialmente a uccidere, nella prima fase di gioco, i cinghiali e i cervi, dove voi potete carvare più velocemente. Non è poco, perché vi permetterà appunto di arrivare nell'età feudale oppure ottenere una buona scorta di cibo in poco tempo prima dei vostri avversari. Cavalleria leggera, ussaro, lanciere delle steppe, più 30% resistenza ai colpi. Ebbene sì, ragazzi, non l'avevate notato? Ebbene, loro hanno il lanciere della steppa. Il lanciere della steppa è un bel... è una bella truppina che mi piace, ma è anche estremamente costosa. 70 di cibo, 45 di oro, ragazzi. E non è essenzialmente alla pari di un cavaliere, ma che dire, è molto resistente. Molto, molto resistente. E anche la cavalleria leggera, ragazzi, è estremamente resistente. Ed ecco qui la secondo sblocco, la seconda strategia. Arcieri a cavallo e, ragazzi, tutto quello che riguarda la cavalleria, in particolar modo, obiettivamente, e la cavalleria leggera e lanciare delle steppe. State ben attenti, perché uno richiede solo cibo, l'altro richiederà un quantitativo folle anche di oro. 45 di oro, ragazzi, non è per niente poco. Tecnologie riservate, anche se essenzialmente... possono essere utilizzate, come no, le vedo poco anche nelle classi alte, ragazzi, vedo poco che si usano queste tech, ma essenzialmente guardate che bella, quando una casa viene distrutta la tua popolazione massima non cala, non è da poco, ti permetterebbe comunque in qualche modo di subire un po' di danni sulle case e comunque non risentirne dal punto di vista della produzione che... devi andare a fare delle truppe militari, non è da poco. Dopodiché, ragazzi, abbiamo lo sviluppo esercitazioni che velocità di movimento delle unità costruite nel laboratorio d'assedio più 50%. Non è da poco, soprattutto per quanto riguarda, ragazzi, la parte del... magari degli arieti e dei mangani, ok? I mangani sono molto importanti, bisogna saperli un po' utilizzare, e me lo sto dicendo anche un po' per me, essenzialmente, perché fanno grande danno. Gli arieti hanno sempre avuto il grande problema, essenzialmente, che erano molto lenti. Bene, con questa tech, ragazzi, tutto questo sarà un lontano ricordo. Bonus di squadra, ok? Esploratori a cavallo, cavalleria leggera, ussaro, più 2 al campo visivo. Ragazzi, anche qui non poco, perché obiettivamente ci permette di stare un po' più safe, girare un po' più safe e occupare un po' più territorio durante i nostri momenti di scouting. E indubbiamente, avendo anche tanti cavalli, perché useremo tanto i cavalli nel nostro game, ci permetterà di vedere prima ciò che sta per arrivare, ed è una cosa non da poco. Per cui, che dire, iniziamo a mettere un po' di pepe al culo, mettiamo un po' di difficoltà. Yeah, è molto difficile, non sono un grande esperto dei mongoli, ma essenzialmente me la voglio giocare insieme a voi.
Ragazzi, l'apertura è uguale praticamente come tutte le altre. E guardate, ho premuto il tasto di passaggio all'età feudale praticamente all'ottavo minuto, utilizzando al 100% quello che tutto qui mi avevo a disposizione. Non proprio tutto, perché obiettivamente c'ho ancora dei cerbiattini là che aspettano solamente di essere squagliatini per bene. In sé per sé, però, il bonus, come vedete, dal punto di vista delle risorse che ho a disposizione, è valido. Ce n'è davvero tanto, ok? E quindi, indubbiamente, dal punto di vista della macro, della velocità, soprattutto nel primo momento, vi permetterà, guardate, ad esempio, stiamo lottando contro un'intelligenza artificiale molto difficile, di poter mettere quasi subito 200 punti sopra l'intelligenza artificiale. Un risultato non da poco. Allora, ragazzi, essenzialmente mi sono molto divertito ad andare a destra e sinistra e utilizzare questo genere di mappa. Obiettivamente non lo faccio quasi mai, cioè nel senso, ultimamente sono all'esplorazione nel cercare di capire e fare tutte le mappe, ok? Per cui indubbiamente magari non mi sono concentrato sugli arcieri a cavallo, cosa che obiettivamente avrei dovuto fare, ma ho cercato. No, voi amici miei non dovete farmi fuori i miei cosi. Vedete, loro si sono arresi, ma obiettivamente con gli arcieri mi sono concentrato ad attaccare, scappare, attaccare, scappare. E devo essere sincero, quel range di 4, ok, il range di 4 di questa cavalleria, che poi obiettivamente è diventata anche un più 2, tende a essere leggermente più difficile da gestire di questo, che, scusate, vedete, questo. Di questo che è un 5 più 2 a differenza di un 4 più 2. Ho trovato che la mobilità aiutasse, ok? Arrivare qua, spostarsi qua, falciare gli uomini qua e poi arrivare dietro. Beh, qua non ho potuto flancare per via del castello perché sennò ragazzi me li shottavano tutti, ma indubbiamente qui ho fatto bella piazza pulita, entravo, uscivo e ho iniziato appunto dagli abitanti del villaggio. Poi obiettivamente per tenere un attimino il tappo, ok, perché mi ero insediato dalla sua parte, tutto quanto ho indubbiamente utilizzato cavalleria e lancieri. Non sono riuscito a utilizzare al 100% tutto quello che il laboratorio di assedio mi dava, o comunque i Mangudai. Io vi dico solo una cosa: la mobilità e la micro degli arcieri a cavallo è ineguagliabile. Potete farli scappare, potete farli attaccare. L'unica pecca è che obiettivamente con due queste macro fattori molto importanti, l'unica cosa difficile è che obiettivamente devono attaccare da una distanza un po' più ravvicinata, per cui tenetevi sempre un po' magari di cavalleria leggera da mandare al macero, perché se arrivano picche o cose del genere, la vostra cavalleria fa davvero tanto, sì, insomma, muore molto 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 velocemente. Vedete? In mezz'oretta di partita, 40 minuti, obiettivamente abbiamo attaccato e abbiamo fatto tanti, tanti, tanti morti. Poi obiettivamente nell'economia e nel cibo, quel boost all'inizio che avete visto è stato davvero molto importante e mi ha permesso obiettivamente di passare al decimo minuto. Che altro dire, ragazzi? I mongoli sono una civiltà che viene molto utilizzata, ma che per essere adoperata bene ha bisogno di tempo e obiettivamente di diverse abilità da parte del videogiocatore. E quest'oggi abbiamo mostrato i pro e i contro di questa civiltà. Ma ragazzi, me ne manca ancora una e forse tutta la trafila delle civiltà di Age sarà finita. I franchi, se volete vedere questo nuovo video, vi aspetto qui la prossima settimana. Sempre qui, su Sport e da Pesce. Ciao!